Il tema dell'autismo è molto complesso. Per molti anni si diceva che fosse legato a un deficit esclusivamente cognitivo, spiegabile con la teoria della mente. Da quando abbiamo scoperto i neuroni specchio, abbiamo cominciato a occuparci anche di questo tema. Si è intravista la possibilità di affrontare suddetta condizione da un punto di vista del movimento, dell'azione, a dirlo il professor Vittorio Gallese, ordinario di psicobiologia all'Università di Parma. Sicuramente sono stati fatti dei passi avanti nel determinare il ruolo di questo meccanismo nel consentire un tipo di relazione più compiuto, più completo, più ricco. E quindi diciamo il tema della psicomotricità, danza, terapia, tutti gli interventi che attengono meno al cognitivo e più al corporeo sembrano garantire alcuni vantaggi terapeutici, pur rimanendo vero il fatto che ci stiamo confrontando con uno spettro in cui c'è una variabilità enorme di condizioni cliniche, mi verrebbe da dire ognuna delle quali richiede un intervento mirato e specifico. Quindi sicuramente non si può parlare di una panacea o di un approccio che risolve tutti i problemi, ma diciamo che avvalora quegli approcci che puntavano di più sul corpo e sul movimento. Quando si assiste a una violenza, soprattutto da bambini, se non si è capaci di rielaborarne le motivazioni, quell'esperienza resterà dentro come un modello e si tenderà a riprodurla in futuro. Se uno dei due genitori è abusante, è ovvio che il bambino vada allontanato, lo sottolinea Santo Di Nuovo, presidente AIP ed esperto di psicologia giuridica. Lo scopo dell'allontanamento dovrebbe essere questo, cioè il rischio che il bambino assorba l'emotività negativa del comportamento violento e non lo capisce, però non lo elabora. Il problema di rielaborare il rapporto col genitore caso per caso esiste anche quando il genitore è il peggiore del mondo, perché l'immagine del genitore al bambino ce l'ha dentro. In ogni caso io vedo per l'esperienza appunto pluriennale di queste cose che molto spesso si fa un provvedimento ma poi senza il dovuto accompagnamento, come se questa cosa di per se stessa risolve il problema. Il 30 novembre a Roma la SISPE chiama raduno pediatri, psicologi, psicoterapeuti, infermieri pediatrici e tutti gli operatori che lavorano con i bambini con disabilità medicalmente complesse. Sono rari ma tanti questi casi e saranno i protagonisti del convegno SISPE dal titolo Un bambino speciale. Ne parla la presidente del sindacato Teresa Mazzone, con un'attenzione specifica sui siblings, i fratelli di questi piccoli speciali. La nascita di un bambino con bisogni assistenziali complessi è uno tsunami per una famiglia. Cosa succede ai fratelli? Questi fratellini sono tanti, in alcuni casi abbiamo anche coppie di gemelli in cui un bambino ha delle problematiche e l'altro fortunatamente è un bambino sano. Sono bambini che possono essere iperresponsabilizzati, sono bambini che non vivono mai o quasi mai momenti diciamo di esclusività con la figura materna o con la figura paterna. Sono case in cui la famiglia non ha mai un momento di intimità da sola. L'ASL Roma 6 ha attualmente in carico quasi 600 casi di autismo e ha firmato il primo PDTA ad hoc nel Lazio per i disturbi allo spettro autistico nell'età evolutiva. A raccontare il progetto il direttore generale Narciso Mostarda. Qual è il tema del condividere un percorso di cura e con chi? Questa è stata la filosofia un po' dell'azienda dell'ASL Roma 6. Intorno al tavolo abbiamo messo gli specialisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, abbiamo messo il mondo della scuola, che è fondamentale, abbiamo messo le associazioni dei genitori dei bambini affetti da autismo. Il percorso è per il momento su fasce d'età, cercare di costruire dei percorsi più appropriati possibili per garantire una serie di azioni che ognuno sappia cosa fare, quando farlo e come farlo, significa di nuovo non tanto risparmiare in assoluto, ma poter fare ognuno un pezzo di strada e tutti insieme riuscire a garantire la presa in carico del bambino o bambina autistico. Nonostante l'impatto della terapia antiretrovirale sia molto favorevole, circa un quarto delle persone con HIV in trattamento può sviluppare un deficit di tipo neurocognitivo. Il chiarimento viene da Andrea Antinori, direttore della UOC di immunodeficienze virali dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Per fortuna, nella maggior parte dei casi,
questo deficit è un deficit, come si dice in gergo, asintomatico, cioè non è visibile all'osservazione clinica ma è riscontrabile solo attraverso degli specifici test. C'è da dire che anche altre situazioni che hanno a che fare con la sfera neuropsichiatrica sono più frequenti in HIV. In HIV sono più frequenti, è più frequente la depressione e sono più frequenti tutti i disturbi del tono dell'umore. Purtroppo c'è una tendenza a un'ideazione suicidiaria che è maggiore che nella popolazione generale, quindi tutta la problematica, non solo neurocognitiva ma anche di tipo neuropsichiatrica, in HIV è sempre stata molto rilevante, è sempre stata molto oggetto di attenzione sia da parte dei clinici che della ricerca. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.